come ultimo posto, quinto posto. Questi sono i 75 chilogrammi. 75 chilogrammi, naturalmente parliamo dell'ultima tranche di incontri di giornata di questi Open d'Italia 2012 a Cambiago, Milano. Stiamo parlando di due atleti molto potenti, ma soprattutto molto esperti. Stiamo parlando del duo Nizar-Busà. Vedete, due modi di combattere molto diversi, molto particolari, molto personali come interpretazione, come bagaglio tecnico e probabilmente come scuola, soprattutto per quanto riguarda la cintura rossa. Nizar, guardate che tipo di guardia molto particolare, poi si attacca, attacco molto veloce, fulminante di Tsuki, di pugno, che va dritto al viso. Halim Nizar e Luigi Busà, Marocco per Halim Nizar. Ancora un replay, grande movimento, grande idea di stancare l'avversario, ma soprattutto di creargli qualche problema, e questo per gli attacchi un po' forti, giudicati molto, molto determinati dall'avversario. Questa insomma, è un po' una tecnica, quella di adottare una guardia un po' più ballerina, di movimentare, vedete, con spostamenti laterali. Questo è qualcosa che paga un po', a volte molto acuta come strategia, a volte un po' meno. Vedremo a 2 minuti e 30 dalla fine del combattimento quale sarà la reazione tra questi due atleti molto diversi, come dicevamo, per impostazione tecnica, per scuola di karate. Marocchino Halim Nizar e il nostro connazionale Luigi Busà, molto esperto. Ancora studio, mancano 2 minuti e 7 in questo istante, bisogna assolutamente essere concreti. Vedete, molti spostamenti, poche tecniche per la realtà di gambe, solamente tecniche di braccia, vedete, di avvicinamento. Forse vengono da una scuola di pugilato o di full contact questi atleti, chissà. E poi l'idea della proiezione, che qualcosa che può portare a un nippon se interpretata nei tempi corretti, ma può essere anche molto pericolosa. Intanto l'arbitro centrale ha visto e giudica Wasari per Luigi Busà, che va in doppio vantaggio. Questo è molto importante, naturalmente stiamo parlando di karate Filcam, come vediamo dal logo sul nostro schermo in sovraimpressione, tra un replay e l'altro. Ricordiamo la federazione italiana, che contempla insieme al karate, il judo e tutte le altre discipline dell'atletica pesante, una federazione impegnata veramente tantissimo nello sviluppo di queste discipline, nell'attività agonistica. Intanto gran proiezione per Halim Nizar, marocchino. Niente da fare però, niente da fare, l'arbitro centrale non ritiene di poter giudicare positivamente questa esecuzione, si va avanti, si continua il combattimento, movimento, scioltezza per essere in grado di cogliere l'avversario nel momento giusto, quando si scopre, quando avanti. Ora un tentativo di Uramawashi da parte del marocchino, cioè di calcio girato all'indietro, colpendo di tallone, ma non c'è stato nulla di fatto. Un po' di stanchezza sta arrivando, siamo in conclusione. Grande impeto per il marocchino Halim Nizar, che tenta un attacco intenso di Tsuki di pugno, ma nulla da fare. Ancora in grande movimento, attacca a testa bassa, vedete, qui viene fuori un po' l'impostazione di lotta, di discipline veramente praticate o contemporaneamente al karate o molto prima. Buona la schermaglia, soprattutto in uscita, in difesa del marocchino, che deve comunque contenere gli attacchi
anche se a distanza spesso eccessiva e quindi sbagliata, di Luigi Busà, che comunque mantiene testa, vedete, con una guardia molto laterale, braccio avanti che serve anche per attaccare oltre che per difendere, con dei colpi che vengono chiamati, si chiamano in giapponese Uraken, colpi a frusta molto veloci, di solito direzionati Jodan al viso, e intanto si sta per concludere il match, la vittoria, l'affermazione di Luigi Busà, 2-0 su Nizar Alim, marocchino dei 75 kg, e queste sono le immagini al replay che decretano e rendono proprio l'idea della superiorità di Luigi Busà, un gran combattente.